Per gli sport invernali. Il Laceno, quest'anno le temperature sono state molto alte, per cui la neve ha resistito e resiste poco, ma ci sono tanti altri modi per divertirsi. L'approfondimento di Rino Genovese. Inverno dispettoso con gli innamorati dello sci in Campania. Al momento si contano sulle dita di una mano i giorni in cui le piste sono state battute. La grande economia del turismo invernale, che vede nell'altopiano del Laceno uno dei punti di riferimento dell'Italia meridionale, comincia a fare i conti con un innalzamento delle temperature al quale, dicono gli esperti, bisogna abituarsi. Occasione per capire che, anche quando non è sciabile, della neve ci si può comunque innamorare in mille modi. Che cosa vi è piaciuto fare di più oggi? La ciaspolata è stata la cosa più bella della mia vita. A chi è piaciuto fare l'arrampicata? È stata la cosa più bella, non la volevo neanche fare e poi l'ho scalata tutta. Noi siamo la squadra che abbiamo vinto il tiro alla fune. Tante attività a prescindere dal fenomeno neve, e questo dice lunga su quelle che possono essere anche le occasioni di sviluppo di questo territorio del Laceno, che sul quale bisognerebbe inquadrare uno sviluppo che guardi più alla destagionalizzazione di questa stazione, che non può vivere di sola neve. La grande sfida della WISP, che da anni con Innamorati della Neve dimostra quanto può significare in termini turistici lo sport per tutti e differenziato. Una scelta che ad esempio può prendere le forme dell'ebbrezza impagabile di una cavalcata nella neve. Il galoppo sulla neve è una sensazione indescrivibile. E il cavallo è il modo migliore, secondo me, per conoscere le nostre montagne. Il divertimento di una discesa con lo slittino, il fascino di una natura incontaminata esplorabile solo con le ciaspole, bersagli centrati tra gli alberi innevati. Ma sulla neve si danza e si canta anche con i 100 carnevali irpini. Colori di un folklore ormai noto in tutta Italia. I Zompa Cardillo di Montemarano, dopo la vetrina dell'Expo, entusiasmano con i loro ritmi irresistibili. L'antico rito antimalocchio degli Squacqualacchiune di Teora nel biancore del Laceno diventa magico. La Zezza di Mercogliano esalta con i suoi colori. Certo, il Laceno resta un punto di riferimento irrinunziabile in tutto il Sud Italia per chi voglia praticare sci agonistico. Noi siamo i ragazzi dello scientifico sportivo Isis De Luca di Avellino, e per noi lo sport è una componente fondamentale. Io personalmente mi sto allenando per il campionato studentesco di sci. Ma chi dice che si possa sciare solo d'inverno? Siamo impegnati per realizzare la ristrutturazione dei campi sportivi a Laceno, in modo che squadre che possono praticare il calcio possano venire d'estate. Abbiamo da poco ultimato un percorso cicloturistico per mountain bike, e se dovessimo riuscire, la qualcosa ci impegna molto, a realizzare il famoso finanziamento per le seggiovie, è previsto anche in questo comprensorio per esempio lo sci estivo. È meraviglioso stare in questo posto in cui si può trovare la serenità e dello spirito e del corpo. Spirito e corpo in un territorio dove i prodotti di qualità sono sovrani, i tartufi principi indiscussi e la gastronomia d'eccellenza. Ci si diverte all'insegna dell'aggregazione e il turismo sportivo diventa uno strumento piacevolissimo per divulgare la conoscenza del territorio. Approfittiamo delle nostre attività, del nostro modo di fare sport aperto a tutti, per poter anche sviluppare territori e sviluppare risorse molto importanti. Siete stanchi? No!